L'ipnosi non è magia. Sarà l'uso che facciamo di questa dimensione particolare di contatto con se stessi e con la realtà circostante che potrà condurre a effetti d'aiuto apparentemente magici. La suggestionabilità o autosuggestionabilità diventano strumenti utili solo se orientati verso fini specifici, altrimenti sono mere forme di rilassamento e meditazione. Per spiegare le tecniche che si possono usare per indurre e utilizzare uno stato di suggestionabilità in noi stessi o negli altri, ritengo utile partire da tutto ciò che non è verbale, per poi passare alle tecniche legate al linguaggio e al ragionamento. Ricordiamo comunque che, anche durante uno scambio verbale, gli aspetti non verbali della comunicazione agiscono in modo consistente. Durante un dialogo, la comunicazione non verbale viene sempre prima di quella verbale. L'effetto prima impressione, per esempio, influenza fortemente i giudizi successivi che diamo sulla persona con la quale stiamo parlando. Gli studi sulla comunicazione non verbale concordano nel mettere in risalto fattori ben identificabili che si possono utilizzare per influenzare la percezione che l'altro avrà di noi sia nei primi contatti che nel proseguire della conversazione. Se vuoi approfondire il tema dell'autosuggestione anche con esercizi pratici, compila il format che trovi sul mio sito www.paolafendoni.com. Sarò felice di poterti aiutare a migliorare la tua vita.